Il cibo è la necessità fondamentale della vita. Oggi è più abbondante che mai, eppure per molti questa abbondanza è un problema. Mangiamo troppo grassi, troppo zucchero, troppo di tutto. Non siamo in forma fisicamente. I giocatori di football americano devono mangiare molto per mantenere la forza fisica e la resistenza. Le diete e i metodi di allenamento di questi professionisti sono il segreto della loro forma fisica. In realtà le persone possono migliorare la loro forma fisica con una grande varietà di sport e di attività, ma non c'è bisogno di essere un atleta per essere in forma. Dopotutto, la maggior parte di noi è soltanto spettatrice. Per sovrappeso e fuori forma, spesso ricorriamo a diete di moda per cercare di controbilanciare le nostre cattive abitudini alimentari. Correre veloce, colpire forte, spingersi fino al limite. È quello che i giocatori professionisti debbono fare in ogni partita. Questi atleti sono tra le persone più ammirate nella nostra società. Per alcuni rappresentano un ideale di salute, forza e energia. Ma per Gene Washington, che deve afferrare i passaggi, la velocità e l'agilità non sono conquiste facili. Una partita di football è estremamente faticosa, sia fisicamente che mentalmente. E quando hai giocato tutta la partita, dove tutto si svolge così velocemente e intensamente, sei completamente sfinito. Dopo una giornata così piena, sei davvero esausto. Non so se abuserei tanto di me stesso se fosse soltanto un divertimento e non un mezzo di sussistenza. Saper svolgere bene il proprio lavoro, l'emozione di afferrare un passaggio, compensano Gene Washington di mesi di duro lavoro e di muscoli doloranti. Una volta la gente doveva lavorare sodo per sopravvivere. Il fisico doveva sostenere le fatiche della caccia e dell'agricoltura. Fino a questo secolo uomini, donne e bambini hanno lavorato faticosamente per molte ore al giorno. Le invenzioni moderne hanno drasticamente cambiato la nostra vita. Le macchine agricole hanno reso il lavoro più facile e hanno incrementato i raccolti. La tecnologia ha enormemente aumentato sia la quantità che la varietà di cibo disponibile. Oggi milioni di persone possono gustare il succo di arancia per colazione. Molti cibi lavorati però non sono nutrienti quanto i cibi freschi e sono spesso più ingrassanti. La vita moderna sotto molti aspetti è più facile. Ma siamo sempre più una società di spettatori che non usano il proprio corpo. Sul lavoro, la maggior parte delle persone sta seduta o in piedi nello stesso posto per tutto il giorno. Cerca di evitare l'attività prendendo i mezzi quando potrebbe andare a piedi. Il rumore, il ritmo e l'affollamento delle città causano stress e tensione. Per alleviare questa tensione, molte persone fumano, bevono, prendono droghe o mangiano eccessivamente. Il risultato è che il nostro corpo viene ulteriormente maltrattato. Una dieta equilibrata, costituita da una grande varietà di cibi, è alla base del benessere fisico. Gene Washington e Skip Vanderbilt
hanno imparato che per far fronte alle esigenze snervanti del football americano sono indispensabili buone abitudini alimentari. Mi nutro con molte proteine perché so che sono importanti per aumentare la forza fisica, ma mangio anche molte verdure perché sono un giardiniere appassionato e le coltivo io. Così credo di seguire una dieta ben equilibrata. Molte persone hanno pessime abitudini alimentari. Per mesi o per anni mangiano troppo e troppo spesso. Naturalmente il peso aumenta. Poi si mettono a dieta stretta, limitando quello che mangiano a una piccola quantità o a pochi cibi. Sembra che non ci sia fine a queste diete sbilanciate. C'è per esempio la dieta dei carboidrati. La dieta per la perdita veloce di peso, la dieta delle fibre, la dieta delle uova. La sempre popolare dieta del bevitore. La dieta ad alto contenuto proteico. La dieta macrobiotica e naturalmente la dieta delle banane. Cibi e bevande dietetiche sono diventati un affare da miliardi. Ma finita la dieta, la gente generalmente ritorna alle vecchie abitudini e recupera il peso che aveva perso. Alcune persone cercano l'aiuto di professionisti per perdere peso. Partecipando a riunioni e scambiandosi le esperienze, cominciano a riconoscere le loro cattive abitudini e con l'aiuto di altri imparano a cambiare queste abitudini. Bene, Randy, questa è una scheda sulla quale devi registrare i tuoi progressi settimanali. Vorrei che tu la portassi ogni settimana in classe. Ed ecco un libro di cucina e delle ricette. Prendi posto e dopo la lezione ne parleremo, va bene? Grazie, Randy. L'altra settimana abbiamo parlato dei cambiamenti che abbiamo dovuto fare nella nostra vita e del fatto che per perdere peso in modo permanente dobbiamo fare dei cambiamenti permanenti. Abbiamo esaminato alcune situazioni e ci siamo chiesti: cosa posso fare in questa situazione per essere sicuro di dimagrire? Randy, tu sei con noi oggi, è la prima volta che partecipi ad un Weight Watchers, vero? Tu hai dei problemi attualmente? Beh, veramente non faccio abbastanza esercizio. Io sto in casa e non faccio niente. Robin, so che quest'estate hai trascorso una vacanza fantastica, ma da quando sei tornato ogni giorno la tua scheda è diversa. Trovi difficoltà a seguire il programma stabilito? Sì, vede, io devo stare in facoltà tutto il giorno per studiare. Perciò modifico il programma per poter mangiare 3 volte al giorno cibi adatti. Se so che non torno a casa, preparo il pranzo al sacco e cerco di variare i cibi nella settimana in modo da perdere il peso che voglio. Benissimo. Voi che seguite il programma da un po' di tempo e vedete che il peso diminuisce, avvertite dei cambiamenti? Ve ne accorgete? Queste persone hanno imparato che il miglior modo per perdere peso in maniera permanente è di mangiare meno e fare più esercizio fisico. Mentre si dimagrisce, è importante anche mantenere una dieta equilibrata. Questo metodo può richiedere più tempo di una dieta sbilanciata, ma i risultati possono durare una vita. Le ho provate tutte. Ho fatto diete terribili e diete equilibrate, ho preso delle vitamine e integratori alimentari e mi sento molto meglio. Sento di avere più forza ed energia quando mangio cibi appropriati. La dieta da sola non basta. Deve essere associata a un'attività fisica sotto controllo medico. Negli ultimi anni è diventato popolare il sollevamento pesi. Anche se non molto indicato, può aiutare a rafforzare muscoli specifici. Facciamo sollevamento pesi per sviluppare la forza fisica in tutto il corpo e per migliorare la resistenza. In particolare, quando solleviamo i pesi, cerchiamo di non lavorare a ritmo rapido, ma di concentrarci sull'aumento del tono muscolare. In tal modo si possono sviluppare di più quei muscoli che ci servono per correre e giocare a pallone. È proprio la forza di questi muscoli che determina la velocità di movimento in certe situazioni. Io mi concentro di più sull'allenamento delle gambe. Sciolgo i muscoli delle gambe e faccio flessioni, perché lo sviluppo delle gambe è la cosa più importante per la mia abilità nella corsa. Io devo fare affidamento sulla mia velocità, perciò do un po' più di importanza alla muscolatura delle gambe che a quella del busto.
Poiché la posizione di Skip ha altre esigenze, lui usa i pesi per sviluppare altri gruppi di muscoli. Penso che la forza del busto sia importante per svolgere il mio ruolo sul campo e per evitare gli infortuni. C'è un'alta percentuale di infortuni tra i difensori. Perciò penso che se il busto è ben sviluppato, si può affrontare qualsiasi situazione con minor rischio di infortuni. Generalmente il sollevamento pesi non è un esercizio completo. Per sviluppare la resistenza, la velocità o l'agilità sono preferibili altre attività. Toccare i piedi, piegarsi, stirarsi e sforzarsi. Quando pensiamo agli esercizi, pensiamo alla ginnastica ritmica. Per gli atleti, questi sono ottimi esercizi di riscaldamento, ma per tutti gli altri sono di valore limitato e possono anche causare problemi medici. Reverse punching, out and back. Ready? Up, back. Yeah, ready? Up. Molte attività ricreative costituiscono un ottimo esercizio. Il karate migliora notevolmente l'agilità e l'equilibrio ed è certo più divertente della ginnastica ritmica. Inside crescent, outside crescent. One. Fino a poco tempo fa molti pensavano che l'esercizio fisico vigoroso sminuisse la femminilità di una donna. Oggi invece sono sempre più numerose le donne che praticano sport di ogni tipo. Sanno che la maggior parte degli esercizi non sviluppa eccessivamente i muscoli. Partecipare regolarmente ad attività di gruppo o di squadra è spesso un impegno duro da mantenere. Tuttavia, dobbiamo in qualche modo essere attivi fisicamente. Per gli astronauti, l'esercizio fisico è questione di sopravvivenza. Nello spazio, in assenza di gravità, i muscoli perdono rapidamente tono perché non vengono usati. Anche sulla Terra può accadere la stessa cosa se non si esercitano i muscoli. Come gli astronauti, tutti noi dobbiamo esercitarci regolarmente per mantenerci in forma. Anche per i giocatori del San Francisco l'esercizio è questione di sopravvivenza. Per svolgere il loro lavoro questi uomini devono allenarsi per mesi. Anche se è un super atleta, Gene Washington sa che gli allenamenti giornalieri sono l'unico modo per mantenere alto il suo livello di forma. È importante capire che per giocare al calcio bisogna continuare a praticare questi esercizi. Si deve lavorare sodo per stare in ottima forma. Ci si deve impegnare e continuare a impegnarsi. I muscoli debbono farti male. Quando arriva la domenica e siamo pronti per giocare, vogliamo che tutto sembri molto più facile a confronto di quanto abbiamo fatto durante la settimana. Quando sono fisicamente attivo, mi sento molto meglio di quando ho passato 2 o 3 giorni senza far niente. I sleep better, I feel better. Dormo meglio, mi sento più vivace e più in sintonia con il mio corpo. Sento come se il mio corpo, con l'esercizio, avesse eliminato delle impurità. Oggi la forma fisica viene studiata scientificamente. Si misurano lembi di pelle su varie parti del corpo. In questo modo si può calcolare la percentuale totale di grasso corporeo di questi due uomini. In condizioni ideali, la percentuale di tessuto adiposo non dovrebbe superare il 20%. It's good.
Poi si applicano degli elettrodi per registrare il battito cardiaco durante l'esercizio. Ora possiamo confrontare uomini molto diversi per età e statura, poiché la forza e l'efficienza del cuore è l'indice più certo e importante della vera forma fisica. Respirando in una maschera è possibile misurare la quantità di ossigeno consumata dal corpo. Possiamo cominciare la prova. Camminando su questo rullo si mette in esercizio l'intero sistema cardiovascolare. Cuore, polmoni e muscoli lavorano insieme. I polmoni raccolgono l'ossigeno che viene assorbito dal sangue. Il cuore pompa energicamente il sangue in tutto il corpo. L'ossigeno del sangue permette ai muscoli di svolgere il loro lavoro. Mentre i muscoli si muovono e si contraggono, spingono a loro volta il sangue nelle vene che lo riportano al cuore. La forma fisica dipende dall'efficienza di questo sistema. Quando la velocità del rullo viene aumentata a 5 miglia all'ora, il corpo deve lavorare di più. Diventa più caldo e comincia a sudare. Il cuore deve pompare più velocemente per far arrivare abbastanza sangue ai muscoli. Consumando più ossigeno, i muscoli possono continuare a lavorare. Vediamo che l'uomo più anziano, che fa esercizio fisico regolarmente da anni, è meno stanco e più in forma di quello più giovane. Volendo, si può migliorare notevolmente la propria forma fisica. Poiché gli allenamenti regolari sono la chiave della forma fisica, è anche importante trovare un'attività piacevole. Molte persone, come Cindy Washington, hanno scoperto il piacere e l'importanza dell'attività fisica quotidiana. Quando ho fatto molto esercizio fisico in una giornata, si potrebbe pensare, oh, sei stanca e pronta per andare a letto. Invece mi sento su, sono pronta a fare qualcosa, mi sento bene, ho molta energia. Sì, l'esercizio mi dà energia, mi tiene in forma. Cindy non ha bisogno di un programma di esercizi fisici. Lei si piega, si stira, solleva dei pesi e si muove tutto il giorno. Queste semplici attività che la maggior parte della gente non considera come esercizi, insieme ad una dieta ben equilibrata, l'aiutano a stare in forma. Cindy non ha bisogno di raggiungere il livello di forma di suo marito. A lei basta quello che fa. Pensare che tutti i giorni devo fare 50 flessioni, per me è noioso. Anche uscire e correre è noioso. Preferisco saltare la corda con mia figlia che fare jogging intorno all'isolato per 30 minuti. Cerco di fare cose piacevoli, così non penso che sto facendo un esercizio, ma che mi sto divertendo. Probabilmente l'esercizio più estenuante che faccio ogni giorno è dare la caccia alla mia bambina di 2 anni. Mia figlia è più attiva di mio marito calciatore e nel rincorrerla faccio molto moto.
I get lots of exercise. Cut one, cut two. Go, Davy, cut, cut, cut. I bambini, come gli adulti, hanno bisogno di moto. La famiglia può incoraggiare abitudini che durano tutta la vita, come mantenersi in forma e alimentarsi in modo sano. Una dieta equilibrata è molto importante. Verdure fresche, frutta, cereali, latticini, oltre a carne e pesce. Questi cibi sono la base di una dieta nutriente e sana che può durare una vita. Il nostro corpo ha sempre bisogno di esercizio e specialmente quando invecchiamo abbiamo bisogno di mantenere la sicurezza e la vitalità che solo l'attività fisica regolare può darci. Camminare, giocare o soltanto divertirsi sono attività piacevoli per tutti. Una dieta equilibrata e un esercizio fisico regolare possono aumentare questo piacere. Poche e semplici attività fisiche possono aggiungere energia e gioia alla nostra vita.